Ciao, 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 quando vedi i giovani è ancora più bello. Ma la cosa è che non si cosa dice? Aspetta, però un attimo, ho bloccato la macchina. Aspetta, ce ne stanno a fare i foto. C'è un gafino qua. Ma tu sei di qua? Grazie. Raga, forse dobbiamo guardare le immagini. Raga, attenzione. Hey!
zona per la cereale. Thank you.
Thank you.
Maestro! Ma come, ci ho fatto un convegno qua? Perciò che prima cosa? Qua Ferdinando IV, il re stava sempre qua. No, arriva il mio supporto che faccio fermare. Capito? Sì, ma togli, non preoccupare. Andate piano, fate cose rapide. Fate cose rapide, eh. Vai, va. Piano, piano. Thank you.
Thank you.
Solo in occasionali manifestazioni locali fino all'avvento dell'ultima guerra mondiale. Si ricostituisce nel 1963 col nome di Zig Zaglini, quando dai banchi di scuola si ebbe l'idea di ripristinare un'antica sagra dell'uva, la cui origine risaliva alla fine dell'Ottocento. Il gruppo, formato da giovani, ebbe il compito di ricostituire il costume tradizionale e riportare in auge tutto il patrimonio folcloristico, riesumando quei canti e quelle danze che stavano altrimenti irrimediabilmente perdendosi. Il gruppo di Zig Zaglini da allora porta per il mondo il messaggio e la conoscenza di una tradizione che non può essere dimenticata per l'alto significato superstizioso, religioso, culturale e spettacolare. Si è esibito in tutte le regioni d'Italia e ha partecipato ai festival continentali ed intercontinentali più importanti. Parliamo di Olanda, Canada, Danimarca, Scozia, Inghilterra, Francia, Spagna, Irlanda, Grecia, Germania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Belgio, Romania, Serbia, Turchia, Macedonia, Croazia e Portogallo. Negli Stati Uniti ha partecipato al Folk Mond 86, festival mondiale del folklore più importante. In Canada, dove il gruppo è stato per ben 3 volte, si è esibito al Festival Mondiale di Drummondville. In Argentina si è esibito nei teatri più famosi, il Teatro Argentino di La Plata e a Colón di Buenos Aires. In Venezuela è stato in tournée a Caracas, Valencia e Maracay. È stato tra i protagonisti in Mondo Visione per la cerimonia inaugurale dei campionati del mondo di calcio del 90 e all'apertura dei campionati mondiali dell'atletica leggera nell'87. Si è esibito su Rai 1 nei programmi Un colpo di fortuna, Diversamente estate, Teleton, Più sani e più belli. Su Rai 2 Sereno variabile. Nel 1976 ha vinto il Tritone d'Oro a Caltanissetta, primo premio al Festival Internazionale del Folklore, la Bigozza d'Argento a Zakopane, in Polonia, nella categoria professionisti, al Festival della Montagna, il più importante in Europa. Il gruppo si compone di circa 30 elementi, fra canterini, danzerini e suonatori. Gli strumenti usati sono fisarmonica, organetto, chitarre, bufù, cicale, raganelle e tamburelli. I balli tradizionali sono il ballo del crivello, il ballo dei mietitori, il ballo della strega, il ballo dello specchio, il ballo del fazzoletto, il ballo della vendemmia, il ballo della campagna, a zemperelle, la quadriglia, il ballo delle tile. Il costume della fine del Settecento è fedelmente ricostruito. Quello maschile comune a quello dell'intera regione Molise, quello femminile invece si differenzia dagli altri in quanto caratteristico del paese. Ancora oggi, a quasi 53 anni dalla sua fondazione, il gruppo degli Zig Zaglini esporta in tutto il mondo la sua tradizione e cultura più autentiche, che rappresentano vanto ed orgoglio per la regione Molise. Buongiorno, anzitutto pongo
il mio saluto al bellissimo, straordinario complesso di San Giovanni in Latina. Saluto anche la cittadinanza tutta e vorrei dire due parole sulla mascherata. La mascherata deriva dal carnevale borbonico, che erano dei balli che univano l'aristocrazia al popolo, sotto l'egida del re. Il re Carlo, nel 1734, fece durare questo ballo addirittura più di un anno. La diffusione di questo spettacolo fastoso, che sembrava, diciamo, una caratteristica privata dell'aristocrazia borbonica, fu dovuto alla presenza di musicisti, artisti curiosi che andarono a Napoli a vedere, assistere, partecipare e alla fine imitare questo lavoro. È chiaro, hanno fatto un'operazione di spionaggio industriale. Non era più quindi esclusiva e divenne anche patrimonio nostro. Vennero importati musiche e costumi. Dato che lo spettacolo a Napoli era eseguito da soli uomini, che all'occasione si vestivano da donne, nella nostra regione vennero elaborati successivamente costumi per far partecipare anche le donne. Costumi naturalmente di natura folclorica. Le musiche vennero tramandate oralmente, dato che non esisteva una sola elaborazione scritta. Gli strumenti erano di carattere di tradizione popolare, zampogne, ciaramelle, organetto, percussioni varie, tra cui gran cassa, tamburo, putipù, il cosiddetto bafur. Molto più tardi, il maestro Bianco fece una trascrizione per banda. Di recente una versione è stata elaborata dal maestro Rosario Massaro. Grazie e buon divertimento.
Bravi!
Ciao.